Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi vi parleremo di un filato in grado di farvi realizzare capi super morbidi, avvolgenti e con l'aggiunta di tante piccolissime micro paillette. Quest'oggi parliamo dello Sleepy. Analizziamolo insieme. Eccolo lo Sleepy. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi per circa 120 metri. È composto per il 23% da superfine alpaca, 9% lana, 26% fibra poliacrilica, 12% fibra poliammidica e 30% poliestere. È quindi un gomitolone davvero con una composizione molto particolare e davvero molto molto morbida, per il quale consigliamo l'utilizzo dei ferri 5-6 e vi diamo ovviamente anche alcune nozioni per quanto riguarda la conservazione. Insomma, ovviamente è possibile lavarlo, ma mi raccomando a mano, in quanto davvero molto molto delicato. È possibile stirarlo, sempre ovviamente con un tessuto a posto sopra, ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile assolutamente inserirlo nell'asciugatrice. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo, quindi insomma l'etichetta è senz'altro molto utile. Oltretutto, come vi suggeriamo sempre, guardate anche il numero della partita che viene riportato su ogni gomitolo e su ogni etichetta, e che potrete sempre confrontare con quella attualmente presente sul nostro sito nel riepilogo. Allora, questo è un filato quindi dove la finissima alpaca viene abbinata alla lana ed è arricchita, la potete vedere da queste micro paillette che hanno il diametro di circa 1,5 mm. Vedete, sono davvero molto piccoli e non pensate che possano darvi fastidio, perché appunto sono perfettamente incastonate all'interno del filato, quindi permettono sicuramente di proteggere il relativo fastidio che potrebbero dare queste micro paillette, ma allo stesso tempo non tanto da quindi permettere di offuscare questi piccoli tocchi di luce che potrete vedere appunto all'interno di questo meraviglioso e luccicante filato. Eccolo qui. Questa che vedete qui, che abbiamo visto nel dettaglio, è il color petrolio. Analizziamo adesso anche tutti gli altri colori. Allora, abbiamo il rosso. Direi, insomma, dato il periodo, è sicuramente molto adatto per realizzare dei capi davvero molto glamour. Eccolo qui, anche qui abbiamo delle bellissime paillette minuscole rosse. Poi abbiamo un delicatissimo carta zucchero. Ecco qui, anche qui le paillette sono ben visibili, con questi piccolissimi tocchi di luce, guardate. Ecco qui. Poi abbiamo il panna, stupendo. Eccolo. Poi proseguiamo ancora con il perla. Anche qui, vedete, le micro paillette la maggior parte delle volte, insomma, sono comunque sempre tono su tono. Ecco. Proseguiamo con il Blue Navy e anche qui abbiamo delle paillette minuscole blu, eccole qua. E concludiamo infine con il classico nero, eccolo qui, anche qui con le paillette nere. In una parola, Sleepy. Quindi, ricapitolando brevemente, parliamo di un filato misto con lana e alpaca, con l'aggiunta di tante piccolissime micro paillette. Davvero vi sfido a trovare un prodotto made in Italy con queste caratteristiche e soprattutto a questo costo. Io credo che sia praticamente impossibile trovarlo. Oltretutto vi permetterà di realizzare dei capi, quali ad esempio una bella maglia o un bel cardigan, anche degli accessori con una bella sciarpa avvolgente o un bel scaldacuore. Insomma, capi di maglieria che vi renderanno e che vi daranno quel tocco di glamour,
di cui abbiamo bisogno per far risaltare un po' di più la nostra femminilità e non solo. Insomma, un prodotto davvero esclusivo, in esclusiva ovviamente per Tessiland, soprattutto per tutte voi che volete, diciamo, dar vita alla vostra creatività e farlo nel migliore dei modi. Io vi ringrazio anche oggi per averci seguito, insieme al morbidissimo Sleepy. Vi do appuntamento al prossimo articolo e ovviamente vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale Tessiland, di cliccare il mi piace a questo video se vi è piaciuto e soprattutto se vi è piaciuto questo filato, di attivare la campanella, e vi do appuntamento al prossimo articolo. Ciao!